Sindaco, appena 6 mesi di amministrazione, De Masi ha assaggiato l'amministrazione da primo cittadino. Ne tracciamo un bilancio? Sì, ne tracciamo un bilancio, sicuramente un bilancio positivo, un bilancio che in questi 6 mesi, dal 1° luglio al 31 dicembre, ci ha dato grandissime soddisfazioni e devo dire che ho fatto un'esperienza umana straordinaria, un'esperienza umana perché ho instaurato un rapporto che di familiarità e di stima con gli assessori, di familiarità e di stima con i consiglieri comunali, di familiarità e di stima con i collaboratori, perché io non voglio chiamarli dipendenti comunali, perché il dipendente è quello che uno lo deve chiamare, quando invece tu instauri un rapporto di collaborazione, di confronto, di dialogo, di partecipazione attiva, loro diventano parte integrante di questo progetto di visione, di progetto strategico per la città. E poi veramente tracciamo un bilancio. Oggi il 31 dicembre bisogna tracciare un bilancio, oggi lo facciamo qua in questa sala, ne voglio fare un altro il 30 di giugno e lo faremo sicuramente in un posto all'aperto pubblico dove c'è la cosa, e sicuramente il prossimo, quello del 31-12 del prossimo anno, lo faremo nell'auditorium e nella biblioteca dell'auditorium comunale che stiamo recuperando attraverso il progetto di Bollenti Spiriti. E io voglio raccontarvi solo che nel momento in cui sono arrivato avevo solo c'erano ancora la bottiglia di spumante, dei pasticcini, mi chiamarono al lato perché dovevo andare al lato. Beh, io ho pensato che ci fosse questa bellissima condizione, che è un saluto alle nuove amministrazioni, e invece no, il presidente esordì dicendo che avevano chiuso la discarica Borgesi e che quindi si prospettava un periodo di emergenza rifiuti, e quindi io vedevo già la nostra città in base ai rifiuti, però questo ci ha dato la forza per stare per 36 ore di continuo lavorando con i tecnici regionali, con i tecnici comunali e mettendoci nelle condizioni anche di avere uno spazio per metterlo in sicurezza e lì stoccare i rifiuti, liberando la nostra città dai rifiuti. Poi finalmente è venuta la giunta, quindi non mi sono sentito da solo, e la giunta l'abbiamo fatto su delle persone che abbiano competenze e professionalità, e queste competenze e professionalità ovviamente danno la possibilità, siamo andati a guardare quale potevano essere queste persone, e abbiamo visto con grande mia soddisfazione che il 50% è fatto da donne, il 50% è fatto da donne, è un'età media di 40 anni, e quindi questo mi inorgoglisce ancora di più. Poi con loro abbiamo iniziato tutta una serie di attività amministrative. Personalmente ho scritto a tutti i bambini che facevano il primo anno per invogliarli in questa bellissima avventura, in questa bellissima condizione che il bambino inizia, perché se vogliamo guardare una città del futuro non possiamo che partire dai bambini. Ho regalato a tutte le scuole un'isola ecologica per dare proprio questa sensibilità per un futuro sostenibile. Ma non solo, abbiamo riordinato i distretti scolastici, e riordinando i distretti scolastici non lo si faceva ormai da anni, non lo si faceva da 5 anni. Abbiamo ridotto il numero degli istituti scolastici, passando da 4 a 3, con un'ottimizzazione sia del personale sia della spesa pubblica. Non è stato assolutamente toccata dalla provincia, non è stata assolutamente toccata dalla regione. È notizia proprio dell'altro giorno che è stato approvato il riordino scolastico così come noi l'avevamo proposto. Abbiamo dato la possibilità a tutti i cittadini di Casanano di avere una condizione che questi uffici, questo comune possa rimanere aperto la mattina e il pomeriggio, cosa che invece non succedeva, e quindi c'è un comune a servizio dei cittadini. Fiore all'occhiello della sua amministrazione finora?
Fiore all'occhiello sicuramente il riordino del personale. Non si metteva mano da 29 anni alla macrostruttura e alla pianta organica. Oggi, e se uno va sul portale del comune di Casarano.com, vedrà che ci stanno 35 bandi, cosa che non succedeva. Facciamo 21 proiezioni verticali, 14 bandi esterni, proprio perché riteniamo che noi dobbiamo investire sulle risorse interne, perché io sono di passaggio, i nostri collaboratori rimangono, ma è un portale, abbiamo fatto un portale che annulla le distanze fisiche tra cittadino ed ente pubblico. Stiamo partendo con la dematerializzazione di tutto il materiale cartaceo, che non è solo una condizione di riduzione della spesa, ma è soprattutto un'attenzione verso l'ambiente. E poi abbiamo pensato anche a dare delle condizioni di sviluppo per questo territorio, ma metterci anche nelle condizioni di attivare dei cantieri di lavoro. Noi non possiamo continuare a dare dei contributi, perché sembra mortificare la persona a cui diamo il contributo. Noi dobbiamo far rendere, una persona, un disoccupato, dobbiamo farlo sentire gratificato per quello che fa, e quindi abbiamo aperto questi cantieri di lavoro, i piccoli lavori di manutenzione, i piccoli lavori di ristrutturazione, ce le faremo tutti con loro, dando una possibilità di lavoro in più ai nostri giovani e ai nostri. Obiettivo 2010? Obiettivo 2010 è mettere mano sicuramente all'arredo urbano e alle viarie. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso la dismissione di tutti i fitti passivi. Oggi noi stiamo attuando tutta una dismissione dei fitti passivi, e quindi queste risorse le metteremo per rendere la nostra città più bella, per migliorare la rete viaria e far partire un po' di opere pubbliche. Casarano è anche famosissima per la quantità di migranti che a distanza, pur essendo d'origine di Casarano, lavorano fuori. Un pensiero anche per loro? Sì, assolutamente un pensiero anche per loro. Ed ecco perché il nostro portale, soprattutto nella sezione 2.0, loro interagiscono molti. Abbiamo visitatori dal Bangladesh, soprattutto dalla Germania, dalla Francia, dalla Svizzera, dal Belgio, dove sono i nostri emigranti, dove ci stanno i nostri concittadini che sono all'estero. Un augurio sicuramente di buon anno lo faccio a loro, e soprattutto gli auguri a Telerama, perché da 20 anni, questo è il vostro 20° anno, quindi sicuramente che i prossimi 20 anni saranno migliori di quelli che sono stati adesso. Ed è già difficile, perché voi siete un'infrastruttura immateriale straordinaria per questo territorio. Anche se svisceri molto, alla fine noi dobbiamo convivere. Mi rendo conto, abbiamo fatto questa svolta, no? Anche per capire, e abbiamo visto che dal 1 luglio 2009 al 31/12/2009 sono passati 6 mesi. I progetti con gli enti spiriti ci consentono e ci danno la fede nell'auditorismo globalmente. E quindi il nostro progetto rappresenta la nostra e delle spese pubbliche. Questi sono sui chiamati dall'alto. Mi chiamano dall'alto e mi dicono: sindaco, c'è una riunione che abbiamo convocato. Io pensavo per te in questo periodo, invece sono andato, e quello che abbiamo trovato è stata rappresentata della chiusura della discarica Bolchesi. Quindi a lavorare, abbiamo lavorato per 36 ore consecutive con i tecnici regionali, una munizione di stoccaggio dei rifiuti. Quindi una volta messo in sicurezza dei rifiuti, fortunatamente la notte in bassa dei rifiuti.
quindi cercando di mettere